Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo di un argomento che spesso mi hanno chiesto: come cantare la musica rock. Vediamo. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, allora diciamo subito che il rock o l'hard rock è un genere musicale che viene dal blues rock, dal rock and roll, e ha un arrangiamento particolarmente aggressivo e potente. Infatti, se vediamo, le chitarre sono spesso, le chitarre elettriche hanno le distorsioni, usano le distorsioni, sia nell'accompagnamento che nei soli proprio che fanno. Poi abbiamo una batteria e un basso che spesso vanno in sincronia e danno una base ritmica potente al brano. Ma per quanto riguarda le voci, come si comporta una voce rock rispetto a una voce leggera? Spesso si pensa che una voce che canta il rock deve cantare diversamente da come può cantare un altro genere musicale, perché nel rock si usano spesso voci corpose, potenti, che usano anche dei falsetti, eccetera, ma se ci pensiamo, anche negli altri stili musicali si utilizza la voce allo stesso modo. Mi spiego meglio. Quello che fa la differenza non è tanto la voce che canta, ma è proprio l'arrangiamento strumentale, cioè quello che la musica fa assecondando una voce che canta. Ad esempio, se pensiamo a delle rock band tipo, che ne so, Radiohead, U2, i Queen, Aerosmith, eccetera, o anche in Italia abbiamo Le Vibrazioni, abbiamo ha avuto Elite Fever, ricordate, con Piero Pelù, Vasco Rossi, insomma ci sono band, i Negramaro, rock, che suonano il rock, ma se ci pensate i cantanti cantano con delle voci che non sono delle voci che fanno particolarmente cose che in un altro genere musicale non si fanno. Infatti la differenza sostanziale non è cantare con la voce rock o cantare con la voce leggera, ma è cantare un genere rock, quindi con una musica rock, e cantare in un genere leggero, quindi con una musica più leggera. Ma la voce fa esattamente la stessa cosa. Infatti, se pensiamo alle voci dei gruppi che abbiamo citato, ovviamente tutti hanno una voce importante, da Bono Vox a Freddie Mercury, ma anche Giuliano, De Negramaro, eccetera. Però se noi paragoniamo queste voci anche a delle voci di musica leggera, come può essere Albano, che vi devo dire, oppure Tiziano Ferro, comunque voci importanti, Massimo Ranieri, o anche nella musica leggera Giorgia, come voci femminili, Anna Oxa, eccetera, sono tutte voci che hanno uguale importanza, solo che alcune sono accompagnate da riff aggressivi, da strumenti che pestano sulla batteria e quindi hanno un genere più aggressivo e si va nel rock e nell'hard rock, mentre altre voci hanno un accompagnamento più soft, magari con il pianoforte, l'orchestra, dei violini, eccetera, che comunque gli dà un genere leggero. Ma la voce canta allo stesso modo, con la stessa potenza e la stessa grinta. Ovviamente, se sei un cantante rock, poi lì c'è anche la figura del cantante rock, quindi sul palco c'è una grinta diversa, un atteggiamento diverso, un movimento diverso rispetto magari a un cantante di musica leggera che fondamentalmente è un po' più calmo. Ma anche lì, se io penso a Jovanotti quando fa i concerti, lui è una furia, non sta mai fermo. Quindi come Axl Rose non stava mai fermo, eccetera. Non c'è quindi una differenza sostanziale. Dunque, quello che fa davvero la differenza è proprio l'arrangiamento. Se volete degli esempi, scrivete proprio il titolo di una canzone, come può essere Creep di Radiohead, vedete la versione in studio, la versione live, poi scrivete magari acoustic version, una questione, o unplugged, come l'Unplugged Nirvana. Nirvana era una band molto dura che suonava davvero in maniera potente con tutte le distorsioni, eccetera. Però quando hanno fatto una versione di un concerto Unplugged,
dove erano veramente molto morbidi. Se ascoltate le differenze, capirete che quello che era rock cantato in un certo modo sembrava più aggressivo, quando invece hanno fatto una versione acustica, Kurt Cobain cantava comunque allo stesso modo, ma il risultato finale era molto più leggero, molto più morbido, quindi non è come si canta, ma è proprio come si supporta una voce a fare la differenza. È importante capire questo perché per chi approccia al canto rock, perché spesso io sento persone che dicono: "Ma io devo cantare rock, devo spingere, devo dare il massimo." Devi dare il massimo in quanto a energia, aggressività, però non bisogna spingere con la voce. Cioè, se io canto Creep, "When were before, but I'm a creep, I'm away to..." Dietro le chitarre e tutto spinge, ma "What the hell am I doing here?" Sentite le voci, concentratevi su quello che fa la voce, su ogni canzone, anche aggressiva, e vedrete che no, i cantanti non spingono mai, non fanno mai di più di quello che farebbero anche nella musica leggera. Quindi è molto importante questo, altrimenti continuando a spingere e a dannarvi per far uscire una voce più potente di quello che magari non potete tirare fuori, almeno in quel momento, rischieremmo, facendo così, di danneggiarci la voce. Quindi è importante capire che il rock bisogna cantarlo come si canta la musica leggera, come si cantano tutti gli altri stili di musica. Quindi una cosa importante è quando si fanno le prove, siccome gli strumentisti nel rock alzano gli amplificatori a manetta e le batterie pestano davvero tanto, quello ci porta ad urlare. In quel caso cerchiamo di avere sempre una monitor, una spia per ascoltare bene la voce, così eviteremo di spingere ulteriormente per farci sentire. Questo è molto importante per avere una salute vocale, nel tempo, alla lunga. Diverso invece è quello che accade nel metal, nel heavy metal, dove i cantanti usano cantare anche in scream o in growl, e questa è una puntata che io già ho fatto, tra l'altro con un ragazzo che ci fa degli esempi, che canta quel genere, musicale, e vi lascio il link in descrizione, così potete dare un'occhiata. Bene ragazzi, spero di esservi stato utile in questo video. Se vi va, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace al video. E per qualsiasi domanda scrivete un commento qui sotto. Ciao, alla prossima!